Allora, ragazzi, ora facciamo una applicazione della propagazione dell'onda prendendo il caso dell'eco. Quindi abbiamo, supponiamo, una ragazza qui e supponiamo questo sia un muro, no? Che è di fronte a lei. Allora, lei parla e le onde sonore, ecco, arrivano al muro. Quando arrivano al muro si riflettono e ritornano verso la ragazza. Ok? Allora, vogliamo capire. Quando è che avviene l'eco? Beh, innanzitutto finché noi possiamo distinguere due suoni, la differenza temporale tra questi due suoni deve essere almeno un decimo di secondo. Quindi delta T tra un'onda e quello che diviene deve essere almeno 0,10 secondi, minimo. Benissimo. Allora, la distanza d è quella che separa la ragazza dal muro. La velocità di propagazione di queste onde, sia verso il muro che dal muro verso la ragazza, è v. E questa v è circa in aria 340 metri al secondo. Se andiamo in acqua, questo sale molto di più. Allora, affinché un'onda che parte da qua, praticamente interferisce con un'onda che arriva dal muro, ecco, queste due onde hanno compiuto praticamente una distanza doppia di d. Quindi abbiamo 2d, che è la distanza che queste due onde, per esempio, questa qua che sta partendo ora e questa qua che arriva. Quella che arriva ha già fatto due volte d, ok? Quindi la distanza fisica tra questa onda qui e quella che arriva indietro, questa, è proprio 2D. Benissimo. 2D, lo spazio è uguale a che cosa? È uguale alla velocità dell'onda per questa delta T. Ora abbiamo tutto praticamente. Abbiamo V, abbiamo delta T e possiamo calcolare D. Allora, D è uguale a V per delta T diviso 2. Allora facciamo V è 340 per delta T che è 0,1 diviso 2 è uguale a 17. Quindi la minima distanza affinché io riesco a percepire l'eco è 17 metri. Quindi se mi trovo da una parete, da una valle, per esempio, no? Dove si produce pure l'eco, e mi trovo a meno di 17 metri, non riesco a sentire nulla. Cioè, le onde ritornano indietro, ma il mio orecchio, che non riesce a percepire la differenza temporale delle due onde, okay? Quindi, quando più lontano io mi trovo da questa valle profonda, oppure un muro molto grande, ecco, tanto più io riesco a sentire l'eco. Benissimo, ora passiamo a considerare quali sono le caratteristiche di un'onda. Allora, abbiamo visto che un'onda, ecco, può essere rappresentata nello spazio XY da, per esempio, una sinusoide. Questa sarebbe un'onda armonica, regolare, ok? Dove
la distanza tra due creste o tra due valli consecutive è lambda, la lunghezza d'onda. Questo siamo nello spazio x, y. Okay? Poi c'è la parte temporale, okay? E la parte temporale è simile. Abbiamo y e abbiamo t. E qui abbiamo un'altra grandezza importante, che è il periodo. Benissimo. Allora, le caratteristiche principali di un'onda sono l'altezza. Altezza. E cos'è l'altezza? È la frequenza dell'onda. Quindi un suono più acuto, più grave, in funzione della frequenza. Quindi la frequenza F è uguale a 1 diviso, oh, ho sbagliato, 1 diviso T, dove T è proprio periodo. Quindi un'onda è più alta di un'altra, cioè è più acuta di un'altra, se il periodo T è più piccolo, in modo che la frequenza è più grande. Poi, che cosa abbiamo? Abbiamo l'intensità. Intensità dell'onda. Che cos'è l'intensità dell'onda? Beh, ci dice se un'onda è più forte, un suono è più forte o più debole. Cioè, se un suono ha un volume maggiore, come sto parlando di ora, o minore, come sto parlando. Ecco, questa è l'intensità. Non ha niente a che fare con la frequenza. La frequenza è data dalle mie corde vocali. Io contraggo, no, la mia gola, e lì ci sono le corde vocali che emettono una certa frequenza. Ma poi io decido se gridare oppure parlare a bassa voce. Questa è l'intensità. Quindi tanto più alto il volume, tanto più alta l'intensità. E poi c'è il timbro. Ecco, il timbro è come se mettessimo un marchio su una determinata un determinato suono. Facciamo un esempio. Ecco, prendiamo tre casi. Il caso del diapason. Il caso del diapason ha una qualcosa di molto regolare. Poi prendiamo il caso di un vibrafono, okay? E le cose iniziano già a diventare meno regolari. Questo è T, okay? Questo è Y. Quindi che cosa si ha? Beh, si ha la stessa frequenza di prima, okay? Ma abbiamo come se avessimo più componenti, ecco, così, ok? Così via. E poi c'è, per esempio, un trombone. Un trombone ha un profilo d'onda, per esempio così. Quindi molto più irregolare di questo. Quindi tanto più regolare qualcosa è, e tanto più il timbro, diciamo, è tende alla purezza. Per questo si usano i diapason per calibrare gli strumenti. Ecco, perché il tipo di suono che emettono ha una certa frequenza, ecco, e ha delle caratteristiche di altezza, intensità e timbro che sono definite. Per questo si usa diapason per calibrare gli altri strumenti che si hanno in una banda di musica oppure in un gruppo musicale. Benissimo. Allora, passiamo ora al concetto di
intensità di onda sonora. Allora, l'onda sonora trasferisce energia, no? Quindi si sta muovendo, per esempio, con la mia mano in questa direzione, ok? E quindi sta trasferendo energia. Se noi prendiamo una qualsiasi superficie, no? Che è normale alla direzione di trasferimento dell'energia, quindi questa superficie è normale, per esempio, a questa direzione X, che è ortogonale alla superficie A, ok? Allora si definisce intensità dell'onda sonora E diviso A per delta T. Quindi E è l'energia trasportata dall'onda diviso la superficie A diviso un tempo delta T. Ma E diviso delta T è una potenza, perché questa è energia in joules, questo è tempo secondi, quindi joules diviso secondi è una potenza in watt, quindi questo si può scrivere pure come potenza diviso l'area. E quindi l'intensità si misura in cosa? Beh, se la potenza si misura in watt e l'area si misura in metri al quadrato, questa area qua, allora l'intensità si misurerà dell'onda sonora si misurerà in proprio watt al metro quadrato, ok? Ecco, questa è la misura cioè l'unità di misura dell'intensità. Possiamo scrivere così: l'unità di misura dell'intensità è uguale a watt al metro quadrato. Benissimo. Allora, ora supponiamo di prendere una situazione in cui abbiamo una sorgente puntiforme e le onde che si generano sono di tipo sferiche e noi le rappresentiamo come dei cerchi in 2D, no? Allora, questo è un raggio, per esempio, R, e questo qua è un raggio, per esempio, 2R. Ok? Allora, applichiamo questo concetto dell'intensità dell'onda sonora. Quindi l'intensità dell'onda sonora è uguale a che cosa? Alla potenza diviso l'aria. Ma l'aria di una di queste circonferenze che in 3D sono sfere, l'aria della sfera a quando uguale? È uguale a 4 pi greco r al quadrato. Questa è l'aria della superficie di una sfera. Benissimo. Allora, se non c'è attenuazione del suono, quando questa sorgente, no, che chiamiamo S, emette il suono, la potenza è sempre la stessa, sia che noi consideriamo un cerchio più piccolo che consideriamo un cerchio più grande. Okay? Quindi, che succede? Succede che se la potenza è la stessa, il prodotto tra I e A è uguale nelle due sfere. Allora, A, questa qua la chiamiamo A con 1 e questa qua A con 2. Quindi A con 1 è uguale a pi greco r e 4, scusate, 4 pi greco r al quadrato. L'avevo già scritto qua, comunque non fa nulla. 4 pi greco r al quadrato. E A con 2 è uguale a 4 pi greco. Ora, questa qua è 2 volte R, quindi viene 4R al quadrato. Quindi A con 2, a che cosa è uguale? È uguale a 4 per 4, 16. 16 pi greco R al quadrato. È 4 volte più grande di questo. Quindi andiamo a metterla qua dentro. Abbiamo che I con 1 per A con 1 è uguale a I con 2 per A con 2. Questo è ovvio, no? Allora, andiamo a mettere A con 1 e A con 2 qui dentro e abbiamo I con 1 per A con 1, 4 pi greco R al quadrato, uguale a I con 2 per A con 2, 16 pi greco R al quadrato. Questo. E queste se ne vanno. 16 e 4 rimane 4, quindi l'intensità dell'onda sonora
su questa superficie qua, 1 è uguale a 4 volte l'intensità sonora su una superficie più esterna con un raggio doppio della prima. Ok? Ecco, quindi l'intensità sonora di una sorgente puntiforme diminuisce, ok? Con questa legge, praticamente, no? La legge di R esterno diviso R interno al quadrato, man mano che ci spostiamo verso posizioni più lontane dall'origine. Benissimo. Ora andiamo a vedere un'altra cosa importante che riguarda come noi percepiamo i suoni. Quindi fino adesso no, sembra che sia tutto abbastanza, insomma, lineare, no? Quindi il nostro orecchio dovrebbe percepire pure, invece non è così. Il nostro orecchio non percepisce i suoni in questo modo, ok? Il nostro orecchio usa praticamente una scala logaritmica, per cui noi dobbiamo introdurre il concetto di decibel. Decibel. Allora, che cos'è il decibel? Dobbiamo introdurre il livello di intensità sonora. Quindi questa qua è l'intensità sonora. Invece dobbiamo introdurre il concetto di livello di intensità sonora. E il livello di intensità sonora L a che cosa è uguale? È uguale a 10, poi logaritmo in base 10 di cosa? Di I diviso I con 0, dove I con 0 è l'intensità sonora minima che un essere umano può udire ed è uguale a 10 alla meno 12 watt al metro quadrato. Questo è il minimo che noi riusciamo a percepire, chi ha un udito buono naturalmente. Allora, guardate qui, ora siamo passati dall'intensità, stavamo parlando di intensità, a 10 per logaritmo in 10 di I diviso un valore di riferimento. E sì, perché noi non siamo da zero. Se noi riuscissimo a sentire un pelo sopra lo zero di intensità, ecco, allora partiremo da lì, no? Siamo una scala di questo tipo. Qua c'è intensità 0, I uguale a 0. No, non lasciamo mai ascoltare questo. Okay? Ecco, questa qua è l'intensità. Incrementa in questa direzione qui. Ecco, noi partiamo da qui, 10 alla meno 12. Questi sono in watt al metro quadrato. Quindi è inutile considerare questi, perché l'orecchio umano non riesce mai ad ascoltare. Quindi, ecco, riusciamo ad ascoltare, che se io questo, questo è per esempio 10 alla meno 5 watt al metro quadrato. Ecco, questo è 10 alla meno 8 watt al metro quadrato, e così via. Ecco, sono dei numeri, guardate, abbastanza piccoli, ma non è solo questo, è che il nostro orecchio non li vede in modo lineare. Ok? Non è che ogni tacca. Allora, per poterli cambiare in modo tale che il nostro orecchio li vede, abbiamo introdotto questa legge logaritmica, perché è più vicina a come il nostro orecchio riesce a percepire i suoni. Benissimo. Allora, che facciamo con questo? Beh, introduciamo il concetto di logaritmo in base 10. Il logaritmo in base 10 è cosa uguale? Il logaritmo in base 10 di x, y uguale al logaritmo in base 10 di x, a cosa uguale? È 10 alla y uguale a x. Allora, il log di in base 10 di 1 quant'è? Usando questa formula è 10 elevato a qualcosa uguale a 1. Quando è che 10 elevato a qualcosa uguale a 1? Quando questo qualcosa è 0. Poi il log di 10 in base 10 di 10 è uguale a cosa? Beh, è 10 elevato a qualcosa uguale a 10. Quando è che 10 elevato a qualcosa uguale a 10? Quando questo è 1. E così via. Log in base 10 di 100 è uguale a 2, perché 10 elevato a 2 fa 100. E ultimo, log, ultimo che facciamo noi naturalmente, 10 di 1000 è uguale a 3. Ok? Benissimo.
Ecco, allora che, per esempio, se noi stiamo parlando di 50 decibel, 50 decibel, ok? Quanti sono 50 decibel? Beh, 50 decibel, che facciamo? L uguale a 50 decibel. Che vuol dire? Vuol dire uguale a 10, che moltiplica il logaritmo in base a 10 di che cosa? Di una x che non sappiamo. E questa qua è i con 0 è 10 alla meno 12. Allora, 50 e 10 rimane 5. 5. Quindi il logaritmo in base 10 di questo rapporto è uguale a 5. Se utilizziamo questa regola, okay? Allora abbiamo 10 uguale a 5 è uguale a questo. Quindi 10 elevato a 5 uguale a x diviso 10 alla meno 12. Portiamo 10 alla meno 12 sopra, all'altro membro, e otteniamo cosa? 10 alla meno alla 5 per 10 alla meno 12 uguale a x. Quindi x uguale a che cosa? X uguale 10 alla meno 7 watt al metro quadrato. Quindi se vogliamo sapere quando a quanti watt al metro quadrato 50 decibel corrispondono, dobbiamo fare sul procedimento. Corrispondono a queste, quindi saranno per esempio qua, okay? Su questa scala che è lineare. Okay? Un decibel, quant'è? Un decibel, quant'è? Beh, un decibel è 10 con questa formula che moltiplica logaritmo in base 10 di i diviso 10 alla meno 12, i con 0 e 10 alla meno 12. Allora, ora qui che dobbiamo fare? Questo 10 dobbiamo portare a quest'altro membro, perché dobbiamo ottenere qualcosa di questo tipo per poterlo risolvere. Allora abbiamo 1 diviso 10 fa 0,1 uguale al logaritmo in base 10 di i diviso 10 alla meno 12. Allora qui che cosa, da questo che cosa otteniamo? Otteniamo 10 elevato a 0,1, 10 elevato a 0,1 uguale a che cosa? È uguale proprio i diviso 10 alla meno 12. I diviso 10 alla meno 12. Allora abbiamo 10 elevato a 0,1 per 1 elevato, questo è 10 elevato alla meno 12. Ecco, fa questo. Fa i uguale a 1,26 10 alla meno 12 watt al metro quadrato. Quindi siamo molto vicino qua. E così tutti gli altri. Okay? Ecco, così si risolvono, ecco, questa corrispondenza tra i decibel, okay, e i watt al metro quadrato è dovuta al fatto che il nostro orecchio prima non è tanto ha una sensibilità minima, okay? E poi perché ha un modo di percepire il suono che non è lineare. Ora, qual è la soglia, no? Massima prima che veramente abbiamo problemi al nostro orecchio, no? E quindi abbiamo la perdita di parte del nostro dito. Ecco, quando ci sono più di 130 decibel, ok, più di questo, iniziamo ad avere danni permanenti al nostro dito. Naturalmente dipende poi da quanti vicini siamo alla sorgente, dipende pure da quanto tempo stiamo
vicino a quella sorgente, ok? E quindi dobbiamo stare un po' attenti quando abbiamo fastidio alle orecchie per il rumore, perché molto probabilmente siamo vicini a questa soglia. Per esempio, se andiamo a un concerto rock, ok? Si hanno più o meno 120 decibel. Attualmente alcuni concerti rock possono arrivare qua, oltre questo, ecco, sono illegali, ma fino a qui possono arrivare. Ecco, se stai lì ore, e specialmente se vai a più di un concerto l'anno, ci sono persone che vanno moltissimi concerti all'anno. Io conosco un insegnante universitario, in un altro paese europeo, che andava da giovane a moltissimi concerti rock. Concerti, no? Deep Purple. Che insomma erano veramente ad altissimo, molto probabilmente molto di più di 120 decibel. Perché ora è regolato. Prima non lo era così tanto. Allora, lui attualmente non sente bene. E ha soltanto 7-8 anni in più di me. Quindi lui ha problemi di udito da decenni già. E si aggravano. Quindi, ragazzi, ecco, pensateci un po', Benissimo. Ora, cari ragazzi e care ragazze, andremo a vedere cos'è l'effetto Doppler. Ecco, l'effetto Doppler è usato moltissimo in applicazioni. Si pensi per esempio a come si capisce se una stella, una galassia, ecco, si sta allontanando o avvicinando verso di noi, no? Ecco, si usa proprio l'effetto Doppler. Pensate pure agli scan che si fanno per controllare la crescita del bambino, no? All'interno della pancia della mamma. Ecco, si fanno attraverso un sistema che usa proprio l'effetto Doppler. Allora, che cos'è questo effetto Doppler? Beh, l'effetto Doppler non è altro che dovuto al fatto che ci può essere o la sorgente delle onde oppure il ricevitore che si muovono mentre le onde vengono ad essere emesse. Quindi, se io ho, per esempio, questa mano qui mia che genera onde e quest'altra, ok, che è fissa, allora non succede niente, possiamo descriverlo con tutte quelle informazioni che già abbiamo. Cioè lunghezza d'onda, periodo, benissimo. Ora, caso diverso è quando questa produce delle onde, no? Quindi sta eccitando l'aria, produce delle onde. E questa qua si muove o verso la sorgente o lontano dalla sorgente. Oppure c'è un altro caso, ancora più interessante, è che questa è ferma, il ricevitore è fermo, e la sorgente delle onde si muove verso il ricevitore o più lontano da esso. E il caso più complesso di tutti è quando tutte e due si muovono, sia la sorgente che il ricevitore. Allora, andiamo a vedere dal punto di vista, diciamo, matematico, come si risolve questa cosa. Consideriamo il caso in cui la sorgente... Allora, questo è effetto Doppler. Doppler è il nome di lo studioso che l'ha capito per prima. Allora, c'è una sorgente qui, qui c'è un individuo. Ok? Benissimo. Allora, la sorgente emette delle onde. Quindi, emette delle onde con una frequenza regolare. Benissimo. Allora, la lunghezza d'onda, no, questo è tutto lo spazio, quindi siamo XY, la lunghezza d'onda è, per esempio, no, da qui a qui. Questa è la lunghezza d'onda lambda.
ed è la stessa, anche se l'ultima non sembra che sia la stessa, comunque è la stessa, è uguale, perché la sorgente e il ricevitore non sono in moto. Quindi abbiamo V uguale a lambda F. F è la frequenza con cui la sorgente emette quest'onda. Allora, vediamo il caso in cui ora il ricevitore si muove, V con R, e si muove verso la sorgente. Quindi questa V è la V delle onde verso il ricevitore, questa è V. Mentre V con R è la velocità con cui il ricevitore si muove. Quindi ora siamo in un caso non standard, dove uno dei due si sta muovendo ed è il ricevitore. Iniziamo con il ricevitore. Allora, che succede? Beh, succede che se io metto un'onda, per esempio questa, no? Che arriva al ricevitore, no? Ecco, mentre arriva, mentre sta cercando di andare da qui a qui, e questa distanza è data da che cosa? Si può ricavare da questa relazione qui. Ecco, mentre lei passa, sta cercando di passare da qui a qui, lui si è mosso in avanti, quindi si viene a trovare per esempio qui. Per cui percepisce questa seconda onda, no? Come se avesse una frequenza maggiore. Va bene? Ecco, benissimo. E come facciamo a ricavare questa frequenza maggiore? Dobbiamo ricavare qual è il delta T. Qual è il delta T, ok? Che determina questa frequenza maggiore. Allora, il delta T, delta T è uguale a che cosa? È uguale a lambda, che è la lunghezza tra le due onde, diviso che cosa? Beh, diviso, ora guardate, le velocità sono inversi opposti, quindi è come se arrivassero queste onde qui con una velocità maggiore, quindi V si va a sommare a V con R, avete capito? Se tutto era fermo, allora questo delta T era uguale a lambda diviso V, senza questa parte. Quindi il delta T era tra questa e questa onda qua. Ma ora lui si muove in avanti, quindi ha ridotto il tempo. Quindi quando vale questo delta T? Delta T tra questa onda qua e quella che è arrivata qui, prima di arrivare qua. Ed è uguale a proprio questo, lambda diviso V più V con R. Benissimo. Ora, la nuova frequenza F' è uguale a 1 diviso T'. Ma T' non è altro che questo, delta T. Quindi è uguale a 1 diviso delta T, che abbiamo appena calcolato. E quando uguale? È uguale a V più V con R diviso lambda. Ma noi lambda lo possiamo ricavare da qua. Cioè, questa relazione, no? Ci permette di chiamare lambda come V diviso F. Porto all'altro membro F. Allora, vado a sostituire lambda qua dentro. E che cosa ottengo? Abbiamo F' uguale a che cosa? V più V con R per 1 su lambda. Ma 1 su lambda è l'inverso di questo. Cioè, io devo scrivere da qui 1 su lambda uguale a F diviso V. Ho fatto l'inverso di tutti e due i membri. Proprio perché qui ho 1 su lambda. Quindi al posto di 1 su lambda, io cosa metto? Metto V per F. Ecco che abbiamo trovato l'equazione che ci serve. Cioè, dalla frequenza con cui la sorgente emette l'onda regolare, no? Io posso arrivare alla frequenza percepita dall'omino che si muove facendo questo trick di velocità. Quindi velocità dell'onda più velocità
relativa dell'omino diviso v. Ecco. Ma questo è nel caso in cui i due vanno uno contro l'altro, no? Ma che succede se l'omino invece scappa dall'altra direzione? Se l'omino sta scappando dall'altra direzione, che succede? Beh, succede, se si fanno naturalmente gli stessi ragionamenti, qui dobbiamo mettere meno, perché naturalmente a questo punto si va a trovare di qua dell'omino, quindi è meno qua. Okay? Quindi l'altro caso, questo è il caso in cui v con r è nel verso opposto di v. Invece questo qua è il caso in cui v con r è nello stesso senso di v. E abbiamo f' uguale a che cosa? V meno v con r diviso v f. Allora, come faccio a ricordare queste cose? Beh, è abbastanza semplice. Se io vado incontro alla sorgente, ok? Ci metto meno tempo, è come se ci mettessi meno tempo a sentire le onde. Quindi per meno tempo significa una frequenza più alta, perché la frequenza è uguale a 1 diviso t. Quindi quando più piccolo è t, tanto più alta la frequenza. Quindi affinché io ho una frequenza f' più grande di f, qua ci devo mettere segno più. Se io invece sto scappando via dalla sorgente, quindi sono in questa situazione qui, scappando via dalla sorgente, l'unico modo affinché f' sia minore di f è che qui c'ho un segno meno. Così questo valore qui, no? È minore di 1. Benissimo. Ora andiamo a vedere il caso di sorgente che si muove. Quindi in questo caso è ricevitore in moto. Ora vediamo il caso di sorgente in moto. Allora, che significa? No? Facciamo un piccolo grafico, no? Un piccolo schema. Allora abbiamo una bella ambulanza e qui c'è la sirena. Nino, Nino, ok? Allora, che succede? No? Allora, succede questo, che se qui ho un omino pure, no? Abbiamo un tipo di ora sto cercando di farlo un po' più quanto più realistico è possibile, no? E così via, no? Ok? Ecco, e quando arrivano all'omino, no? Queste si condensano, cioè arrivando all'omino avremmo qualcosa di questo tipo, cioè sono molto fitte qua. Ok? E poi si allargano, no? Ecco, benissimo. Perché? Perché queste stanno muovendo. Questo si sta muovendo con una velocità della sorgente. Quindi qua era ferma la sorgente, qui la sorgente sta muovendo. E l'omino è fermo invece. Okay? Allora, qua si sta muovendo la sorgente che emette con una frequenza sempre f. Okay? Allora vedete, ora la lunghezza d'onda non è più costante. La lunghezza d'onda diminuisce man mano che andiamo davanti, perché ogni qualvolta io emetto una nuova un nuovo fronte, no? Sonoro, che succede? La tumbulanza sta viaggiando in questa direzione, okay? Quindi queste qua diventano più fitte. Ok, allora come risolvo questo problema qua? Ecco, lo risolvo considerando che lambda primo che l'omino riceve a quanto uguale? È uguale a v meno v con s diviso f.
Perché questa cosa qua? Perché proprio, no? La velocità delle onde, prendiamo quest'onda qua con la velocità v, ecco, a questa dobbiamo sottrarre la velocità con cui si muove. Per esempio, se io metto quest'onda, l'ho emessa a un certo istante, ora è arrivata qua. Allora, l'onda successiva è stata emessa in un punto in cui l'ambulanza si era mossa rispetto al punto in cui questa onda qui è stata emessa. Avete capito? Quindi l'ambulanza si sta muovendo. Ogni onda è come se fosse emessa in un punto più vicino all'omino. Ecco, per questo partiamo da questo tipo di relazione qui. Ecco, e la lunghezza d'onda lambda, che è dovuta al fatto che questo, quando questa non si muove, è cosa uguale? È uguale a V diviso F. Ora, vedete benissimo che lambda primo è più piccolo di lambda, proprio perché questa V con S va a diminuire la velocità dell'onda, in modo relativo. Bene, allora, quando vale F primo? F primo quando vale? Vale V diviso lambda primo. Bene, ora dobbiamo praticamente mettere al posto di lambda primo questa. E la dobbiamo invertire, cioè dobbiamo scrivere 1 su lambda primo uguale F diviso V meno V con S. Così l'abbiamo proprio come qua, 1 diviso lambda primo. E quindi abbiamo F primo uguale a V, ecco, diviso V meno V con S per F. Ecco, e questo è quello che stavamo cercando. Cioè la frequenza con cui viene percepita quest'onda emessa da una sorgente in moto è quando? È V diviso V con S, V meno V con S. Quindi è la frequenza con cui l'onda è stata generata per questo fattore. Ma questo fattore quando è? Beh, si vede subito che questo fattore, dato che V con S è un numero positivo, allora V meno V con S è minore di V, per cui V diviso V meno V con S è un numero maggiore di 1. Quindi la frequenza F' è maggiore di 1 se la sorgente si muove verso l'omino. Quindi si muove verso l'omino. Ora facciamo l'omino così e la sorgente così. Ok? Quindi la sorgente si muove verso l'omino con V con S. Qui potevamo fare qualcosa di simile, cioè è sorgente e abbiamo che cosa? Abbiamo che l'omino si muove verso la sorgente con V con R. Ok? Qui invece S e abbiamo che l'omino si muove nella direzione opposta, V con R. Ecco, qui è la sorgente che si muove verso l'omino. Ma cosa succede se abbiamo che la sorgente, no, si muove con velocità V con S dall'altra parte? Beh, basta cambiare il segno qui. Perché muoversi dall'altra parte significa rarefare queste qui e farle più dense verso l'ambulanza. Ok? E allora abbiamo F' uguale a che cosa? A V diviso V più V con S per F. E quindi lo capisco di nuovo, no? È abbastanza intuitivo. Se questo se ne sta andando dal dove il ricevitore l'omino, allora la frequenza con la quale io sento un'ambulanza che si allontana da me, cioè, si sta allontanando. Invece si sta avvicinando. Nino, 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 lo sento, ecco, più frequente.
Quindi se si sta allontanando, c'è il segno più qua, in modo che tutto questo sia minore di 1, e quindi f' è minore di f. Invece se si sta avvicinando, essendo più con una frequenza maggiore, perché, ecco, v con s lo devo mettere col segno meno. Ok, ora, che succede se tutte e due si muovono? Ecco, se tutte e due si muovono, se sorgente e ricevitore si muovono, che succede? Beh, una combinazione delle due. Quindi possiamo scrivere in generale che f' è uguale a che cosa? È uguale a v diviso v più e meno v con s, e qua che cosa? Più e meno v con r. E quindi dobbiamo ricordarci, ok, quanto succede uno, quando succede l'altro. Ma questa è la formula generale, va bene? Benissimo, ora andiamo a vedere le onde armoniche.